Molte grazie per l'introduzione. Direi che siamo andati forse anche oltre il prima gli italiani e io di questo vorrei parlare oggi. Vorrei parlare di razzismo, che forse può sembrare non essere una competenza del Ministro dell'Interno, ma lo diventa nel momento in cui razzismo, discriminazione, sono tra le pieghe di norme che in ultima istanza fanno capo a competenze del Ministro dell'Interno. E quindi io oggi parlerò di atteggiamento discriminatorio introdotto per via normativa, perché reputo che sia una cosa gravissima. Vi farò alcuni esempi di norme che ovviamente sono norme sulle quali io reputo che si debba intervenire velocemente e con molta decisione, perché si tratta di norme che incidono sulla vita delle persone e che stanno incidendo sull'atteggiamento culturale del Paese. E vi spiegherò come. Naturalmente faccio riferimento a norme contenute nei due famigerati decreti sicurezza, che continuano ad essere tra l'altro chiamati impropriamente decreti, nonostante siano stati convertiti uno nel dicembre del 2018 e uno poi nell'agosto del 2019, quindi sono leggi, non decreti, ma per comodità li possiamo anche continuare a chiamare decreti. Ecco, allora, cominciamo dal titolo. Si chiamano leggi sicurezza, decreti sicurezza. Forse pochi di voi sanno che originariamente quel testo normativo era in realtà diviso in due testi. Uno si occupava di sicurezza, l'altro si occupava di immigrazione. A un certo punto, durante l'iter normativo, sto parlando del primo, vennero accorpati in un unico testo. Ebbene, l'intento discriminatorio è già nel titolo, perché inserire delle norme sulla cittadinanza, sulla accoglienza e altro, sui permessi di soggiorno, sull'eliminazione di permessi di soggiorno, quindi inserire delle norme sugli stranieri in un testo che parla di sicurezza vuol dire creare una discriminazione nel titolo. Come ha detto il professor Flick, costituzionalista, si tratta di attribuire una condizione, quindi un marchio di propensione a delinquere a chi arriva in Italia, dal titolo della legge. È una lettera scarlatta che viene apposta all'immigrato per il solo fatto di essere tale, non per i suoi comportamenti. Quindi già quel titolo induce una associazione mentale che ha un impatto culturale. E lo sapete da dove lo possiamo vedere questo impatto? Penso che alcuni di voi abbiano seguito, se ne è parlato a fine anno. A fine anno c'è stato un articolo su un quotidiano, che non citerò ma immagino che poi lo sappiate, chi ci segue su Twitter sa che ne abbiamo parlato molto. Allora, questo quotidiano a un certo punto ha dato le pagelle ai due governi Conte e ha cominciato a trattare di un tema che era appunto quello della sicurezza, quindi ha esaminato una serie di punti tra i quali il tema sicurezza. Ebbene, sapete come era declinato il tema sicurezza? In tema di numero di sbarchi. Ora, noi sappiamo che la sicurezza delle persone dipende da tanti fattori, può dipendere dalle condizioni del sistema sanitario, dal livello dei loro redditi, dal welfare. Ebbene, tema sicurezza trattato come numero di sbarchi. Ed ecco allora che il titolo di una legge influenza il dibattito pubblico ed influenza come i giornali trattano il tema. Tra l'altro, tra parentesi, i numeri erano anche dati in tema quello, i numeri degli sbarchi erano anche sbagliati, per non dire forzati. Andiamo oltre, questo è il titolo. Adesso vi farò quell'elenco di norme dette in modo molto semplice delle quali vi parlavo. Primo, il primo dei due decreti sicurezza raddoppia i termini per l'iter della cittadinanza. Allora, dal momento in cui si fa la richiesta di ottenere la cittadinanza, e qui non parliamo di chi arriva dai barconi, parliamo magari di ragazzi che hanno completato dei cicli di studio, che sono nati in Italia o sono arrivati da piccolissimi. Prima del primo decreto sicurezza erano 2 anni, sono diventati ingiustificatamente 4 anni. E perché? Non si sa, non c'è spiegazione. Probabilmente per porre un freno alla concessione delle cittadinanze. Dunque, attenzione a questa parola, per porre un freno, e per
discriminare ingiustificatamente, peggiorando una disposizione normativa. Ma andiamo ancora oltre, perché questo cambiamento normativo è intervenuto in via retroattiva. Cioè, chi avesse iniziato, magari un anno prima dell'entrata in vigore del primo decreto sicurezza, il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza, si è visto cambiare le carte in tavola. Da 2 anni sono diventati 4 anni. Totale dispregio al principio di affidamento, alla certezza del diritto. È una cosa che ha scombinato i programmi. Chi voleva, per esempio, fare ripeto, parliamo di persone magari nate, cresciute, che hanno fatto tutte le scuole qui, chi volesse fare un concorso in una pubblica amministrazione non poteva farlo, perché si può fare se si è cittadini italiani. Quindi una norma che ha raddoppiato i termini ed è intervenuta in via retroattiva. Andiamo ancora oltre. C'è una norma nel primo decreto sicurezza, che forse pochi conoscono, che impone la burocrazia per legge, e cioè chi avvia un procedimento per la concessione della cittadinanza deve allegare lo stato di famiglia. Ebbene, nella legge si dice che il certificato di stato di famiglia, che noi di origini italiane normalmente otteniamo a vista, lo può ottenere dopo 6 mesi. Teoricamente il comune potrebbe anche impiegarci di meno a concedere quel documento, ma per legge è imposto che debba essere 6 mesi. Quindi abbiamo anche burocrazia imposta per legge. Questo perché? Per rallentare i termini, porre un freno, ricordatevi, porre un freno a qualcosa, a una situazione di normalità, e quindi è una situazione di inclusione, e quindi creare discriminazione. Andiamo ancora oltre. Questa, ecco, è una norma che forse di cui si è parlato un po' di più, l'iscrizione nei registri anagrafici. Ebbene, anche questa norma è tesa a rendere ingiustificatamente più gravoso l'esercizio di una serie di diritti da parte di persone straniere. Allora, i richiedenti asilo non sono clandestini, recentemente l'ha detto anche un tribunale, ma non era necessario che lo dicesse. I richiedenti asilo hanno permesso di soggiorno, hanno un permesso di soggiorno temporaneo, ma sono regolarmente in Italia. Quella sentenza si riferiva a dei manifesti politici, ai manifesti elettorali di un noto partito politico, che non ho neanche bisogno di specificare quale sia. Ecco, senza iscrizione anagrafica non si possono fare corsi professionali, ma teoricamente non si può neanche lavorare, perché se lo stipendio viene versato sul conto corrente, senza iscrizione anagrafica non si può aprire un conto corrente. Capite? Siamo di nuovo alla discriminazione, al porre il freno, all'avere un atteggiamento verso lo straniero come di un diverso. Per poi non parlare, ecco, qui invece è una norma di cui si parla anche più spesso, quella che ha cambiato il sistema di accoglienza. Prima avevamo un sistema di prima accoglienza, quindi che serviva per chi arrivava in Italia per fare gli accertamenti necessari, e un sistema di seconda accoglienza per i richiedenti asilo, che cercava di favorire la loro integrazione, tenendoli occupati, facendo svolgere dei corsi di formazione professionale, corsi di lingua, iniziative di socializzazione. Ebbene no, adesso, dopo il primo decreto sicurezza, i richiedenti asilo, ripeto, pur essendo persone che sono in Italia regolari, con un regolare permesso di soggiorno, sono tenuti nei cosiddetti CAS, possono svolgere dove si pensa alla loro sopravvivenza, quindi vitto e alloggio, e sono stati esclusi da quella che si chiamava rete degli SPRAR, che adesso ha cambiato anche nome, perché nell'acronimo SPRAR è stato tolto richiedenti asilo, non ne hanno più diritto. Tra l'altro, mentre gli SPRAR erano delle realtà virtuose, ma non solo perché svolgevano questi servizi di accoglienza, ma perché erano molto controllate anche nella rendicontazione, i CAS sono delle realtà molto scure, e questo è stato detto da una commissione parlamentare sul sistema di accoglienza nel 2017. Nonostante ciò, nonostante le conclusioni, si è privilegiato quel sistema di accoglienza così oscuro.
Peraltro, al di là del primo decreto sicurezza, una circolare del Ministro dell'Interno del novembre 2018 ha tagliato i fondi per l'accoglienza, per cui una serie di servizi sono stati, che prima spettavano comunque, sono stati addirittura depotenziati, proprio tagliati, e creando delle situazioni di marginalizzazione. Ed ecco quindi, di nuovo, porre un freno, discriminare persone munite di permesso di soggiorno, per quanto temporaneo, e nel momento in cui si creano, si eliminano servizi per l'integrazione, li si pone ai margini e quindi si creano le condizioni perché, anziché la sicurezza, aumenti il rischio di, come si suol dire in termini sintetici, forse banali, possano prendere brutte strade. E adesso passiamo al secondo decreto sicurezza, quello di cui forse più si parla anche per le note vicende di cronaca. Il secondo decreto sicurezza, al di là di quello per cui ne sentite parlare, i porti chiusi, le navi, nasce in realtà da un intento discriminatorio, razzista, che devo dire non molti hanno colto. Da dove nasce? Qual è il fine? Lo slogan da cui nasce il secondo decreto sicurezza nasce dal "non possiamo accoglierli tutti". Ok, mi dicono, devo tagliare, sono quasi arrivata alla fine. Non possiamo accoglierli tutti. Non possiamo accoglierli tutti è uno slogan che si contrappone all'accogliamoli tutti. Ed è uno slogan che nessuno ha mai detto, c'è stato recentemente un fact-checking, nessuno ha mai detto questo. Per cui intanto è una normativa, viene tradotto in termini normativi uno slogan, la qualcosa è già molto grave. Peraltro è uno slogan che se ne contrappone a un altro che nessuno ha mai detto. Ma il "non possiamo accoglierli tutti" nel secondo decreto sicurezza diventa "non possiamo soccorrerli tutti", perché il secondo decreto sicurezza, come ormai tutti sapete, in spregio alle convenzioni internazionali, dispone che l'ultimo atto del soccorso, ovvero l'entrata in porto, non possa essere portata a termine. E dunque "non possiamo accoglierli tutti" diventa "non possiamo salvarli tutti". Vi do soltanto due cenni per dire che questo tipo di decreto, che attribuisce questo potere al Ministro dell'Interno di concerto con Infrastrutture e Difesa, è non solo un potere dannoso, ma è anche inutile. Quando sentite dire chi arriva con le navi, con le barche, con le ONG è irregolare e dunque non possiamo farle entrare, ricordatevi che c'è una norma nel testo unico immigrazione, che è un testo unico del 1998, che dispone che anche lo straniero irregolare debba essere soccorso in mare e poi portato negli uffici per gli accertamenti, per verificare il suo status giuridico, perché potrebbe essere tra l'altro una persona che ha diritto all'asilo, quindi non tutti gli irregolari non hanno diritto all'accoglienza e noi abbiamo un principio di non respingimento tra l'altro. Quindi quel potere per gli irregolari del decreto sicurezza è totalmente inutile perché abbiamo un'altra norma. Ma vi dirò di più, questa è veramente quella che sto per dirvi, è una norma che temo pochi conoscano, sempre nel testo unico immigrazione. Quando un ex ministro dell'interno vi dice "io dovevo intervenire perché c'è il traffico di migranti, le ONG, i taxi del mare", questo vabbè lo dice, l'ha detto l'attuale ministro degli esteri, dice "dovevo intervenire, non posso consentire il traffico di migranti, per cui non li faccio entrare", sappiate che c'è una norma del testo unico immigrazione che dice che laddove si abbia il sospetto che una nave sia collusa con trafficanti o stia operando traffico di migranti, a seconda che sia o non sia nel mare territoriale, la Guardia di Finanza o la Marina Militare debba andare a bordo a svolgere gli accertamenti, andare a vedere se ci sono delle evidenze di reato, perché il traffico di migranti è reato, e nel momento in cui abbia acquisito evidenze che c'è effettivamente il traffico, deve far andare la nave in porto per dare il seguito giudiziario, cioè proprio perché c'è il traffico. Se c'è il traffico la devi far entrare, perché devi dare il seguito giudiziario di conseguenza.
a maggior ragione se poi non c'è il traffico, la devi far entrare in porto, perché a quel punto devi operare il salvataggio. Dunque abbiamo due norme nel testo unico immigrazione che regolano sia l'ipotesi che stiano entrando persone che non hanno diritto all'accoglienza, sia l'ipotesi che si stia svolgendo traffico di migranti. Chiudo qui. Tra le varie modifiche che voi state sentendo, ci siamo sentiti dire durante l'estate, saranno accolti i rilievi del Presidente della Repubblica. Ebbene, sul tema dell'immigrazione, su due decreti, il Presidente ha fatto un rilievo. Uno, le sanzioni alle ONG, ha chiesto, ha detto, sono eccessive, le dobbiamo ridurre, rimodulare in relazione a diverse ipotesi. Fateci attenzione. Nessuno propone nelle sedi ufficiali di eliminare il potere del Ministro dell'Interno di vietare l'ingresso, il transito e la sosta nelle acque territoriali. Si dice, però l'attuale Ministro dell'Interno non lo sta usando quel potere, è verissimo. Ma finché ci sarà la norma che impone, che attribuisce quel potere a un ministro dell'interno, noi non potremo mai essere sicuri che non ci sarà un prossimo ministro dell'interno che decida di avvalersi di quel potere, che è un potere inutile e dannoso. Quindi quella è la norma che va eliminata, che va totalmente abrogata, e dunque nessuno ne parla, cerchiamo di fare in modo che se ne parli.